perle castagnole morbide al liquore, andiamo ad unire tutti gli ingredienti in una ciotola. Partiamo dall'uovo, zucchero, scorza d'arancia, evitando la parte bianca, aroma all'arancia, latte, diamo una mescolatina ed inseriamo anche le polveri setacciate, quindi farina, fecola e lievito. Mescoliamo nuovamente ed in ultimo uniamo il burro a tocchetti ed impastiamo con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Ti consiglio di raddoppiare le dosi, anzi io già te le scriverò raddoppiate, perché come vedi il panetto è molto molto piccolo. Aggiungi altra farina se necessario e se l'impasto si attacca e si appiccica tra le mani. Dopodiché, contenendo il burro, questa pallina va fatta riposare in frigorifero per almeno mezz'ora, avvolta naturalmente da pellicola trasparente. Riprendiamo il panetto e formiamo delle palline. In questo modo. Una volta pronte le lasciamo riposare in frigorifero per altri 10 minuti. Perfetto, adesso le andiamo a cuocere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti. Non prolungare troppo la cottura perché altrimenti tenderanno ad indurirsi e non lo vogliamo. Quando le nostre castagnole saranno pronte potremmo tuffarle letteralmente all'interno del liquore scelto. Io ho optato per questo qui, che è un liquore alla fragola, ma puoi utilizzare un Alchermes, un liquore strega, un limoncello o anche un Baileys. Sta a te insomma decidere. Secondo me questo alla fragola darà quel tocco in più a queste castagnole. Dopodiché le andiamo a tuffare nello zucchero ed ecco pronta la prima. Volendo anche un liquore alla menta va benissimo. E poi come hai visto si preparano veramente in 4 e 4 8, sono molto facili. Ed ecco pronte le nostre castagnole. Apriamone una per farti vedere quanto è morbida. Voilà. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, se è così iscriviti attivando la campanellina tutte, regalami un like e condividila su tutti i tuoi social. A presto con una nuova leccornia.